Ciao ragazzi e bentornati su Shadowbringers. Siamo pronti per andare verso Nabat Areng, la zona, vedete nella mappa, tutto a sud. Ci sono ancora due location qui segnate con i punti di interesse, in realtà ce n'è anche altre due qui. In questa zona troveremo una città abbandonata e probabilmente il prossimo Light Warden, quello di Amarang. Allora, ho preso le due carte. Gigantender e Evil Weapon. Quindi anche questo giocatore di Triple Triad, quello che è presente a Twine, in questo villaggio molto simile a un paese del Far West, è stato completato. Siamo pronti con il nostro Talos per aprirci la strada verso quei tunnel che ci porteranno in quella città. Parliamo con Magnus. Sarà lui? Oh, cacchio! Oh cacchio! Questa immagine mi mette ansia. Abbiamo la copresenza di due Minfilia e Tancred in mezzo. C'è stato nell'ultima puntata un momento ancora di intimità. La nostra Minfilia si sente in difetto nei confronti di Tancred perché Tancred vorrebbe vedere in lei la vera Minfilia. Addirittura lei pensa che lui voglia che muoia, così potrebbe tornare la sua. Ma qua stiamo parlando comunque di qualcosa di molto peggio, cioè ci sono presenti due Minfilia. Io ho visto nel trailer guardarsi in faccia due Minfilia. Comunque, accettiamo. È particolare che abbiamo iniziato questa missione parlando con Magnus e non con uno dei nostri amici. Questo Talos è stato rimesso in sesto utilizzando una pietra particolare che trovò la moglie di Magnus nell'ultimo viaggio che fece all'interno di una miniera che poi collassò. Lei rimase chiusa dentro e morì così. Quindi il Talos potrebbe aprire il gate che c'è in fondo a questa rotaia. E finalmente potremo raggiungere Nabat Areng. Prima di andare, Minfilia ha preparato delle cartucce in più per Tancred. Le aveva trovate in giro, ma vuole che le abbia lui. Non sa cosa dire, rimane un attimo senza parole. Non lo lascia finire. Non lo lascia neanche ringraziare. Comunque, la quest è accettata. Ci dobbiamo preparare. Allora, vediamo un po'. Oh, sono già là. Cavolo. Sono fuggiti nella posizione dove c'è la superstazione lassù in cima. Beh, ci sarà un po' di strada da fare, quindi a fra poco. Ok, il Talos serve per spingere il carrello, niente di più, niente di meno. È una cosa che stupidamente non avevo pensato. Comunque, uffa, tutti mi aggrano. Vediamo se riesco, ok. Allora, possiamo parlare con Minfilia. Stiamo ringraziando Magnus che è qui dietro
Partirebbe un instance. Quest'instance io non me l'aspettavo. Pensavo che semplicemente ci muovessimo in un'altra zona. Mi incuriosisce parecchio. È una instance, vediamo a quanto è cappata. Livello 77, senza cap. Va bene. Bene, iniziamo quindi quello che potrebbe essere. Potrebbero esserci dei combattimenti. Non so, magari è un minigioco in cui devo guidare questo arnese, questa carrozza. Ma temo il peggio perché c'è stata anche quell'immagine. Qui c'è ancora un ultimo sguardo con Uriange. È doppiata sta parte. Sono tantissime le parti doppiate qui. Thou must needs carry on without me. The path to Nabatha-Reng lieth open. Whilst thou travelest thither to the south, I would apprise Mistress Alize and the others. Lui andrà a controllare se Alise e gli altri sono a posto, stanno bene, perché ricordiamoci che una parte del nostro gruppo si è divisa da noi per Magnus, andare what did you a kill to me? tenere occupate le truppe di Yulmor dalla No, it parte will stay open opposta, until someone passes at Manwa. diciamo nella parte est della mappa di Amareng. Then you and the others can meet us in Nabatha. Uriange. Thank you Mi for infine ringrazia everything. Uriange. Ha un modo di parlare tipico di chi poi queste persone non le Remember, rivede più. thou needs but have Abbi faith. fede, dice. If you've finished with your goodbyes, I suggest you grab hold of something. Noi abbiamo Riesci? visto, abbiamo avuto una visione arrivando qui a The First, la visione di Minfilia, quella vera, diciamo, mentre stava trattenendo l'ondata di luce. Potremmo riavere a che fare con quella immagine, con The quella tracks beyond the Minfilia. gate aren't in the best of shape, so the Bene, trolley can stiamo only per go as far partire, as non so come on my leash. funzioni qua la situazione. Godspeed. Ok, funzionare funziona. Wow. Stiamo andando tutto sommato lenti e questa parte l'avevamo già visitata ampiamente, è più avanti il problema. Quello That must be the deve essere il gate. cancello, ok, no, ha saltato, ha fatto più veloce. In realtà siamo già nella parte conclusiva. Aia, trappola? Ah no, era un pulsante. Un pulsante che può attivare soltanto un Talos. So far, so good. Molto bene. Chi c'è qua? C'è Rangit? C'è Rangit che ci aspetta qui. Come faceva a sapere che arrivavamo? Ale ci ha dato una secca paurosa. Ci ha dato una secca paurosa. Anche il Talos sembra ridotto male. Ok, non si fa andare avanti. E siamo meno dell'altra volta. Non abbiamo Yashtola con noi. One who has mastered Gukulmans fears not the blackest pit or the fieriest hell. Your deeds in the Ecco dov'era lo east did scontro. not go Ecco perché c'è un unnoticed. instance. Long have I lain in wait, and sure enough, you did not disappoint. Had you only Mia figlia sworn non si è ancora fealty to rialzata. Lord Vorthry, you would have no cause to skulk. Ok, adesso si sta You rialzando. will remain as you are while I dispatch these villains. No, I won't. You forget to whom you speak. Who armed you? Trained you?
chi ti ha armata, chi ti ha allevata, chi ti ha insegnato. When you were inevitably cut down and lay lifeless in my arms, who sought out your successor to carry on the... Lei era sotto il controllo di Lovoltri, è stata liberata recentemente, prima comunque del nostro arrivo. So the First è stata liberata da Tancred, è quello che si vede nel trailer. Lei evidentemente è stata inizialmente cresciuta a Yulmor. I don't know about the world, but I never asked to be saved. However much it hurts, and however hard it gets, it's my life, and I want to live it on my own terms. Sta decidendo di seguire nessuno tranne che se stessa. I've traveled with, fought with, and may one day die with. They feel the same. So no. I will not be deceived, no matter what you say. I refuse to believe it's all for nothing. They're everything to me. All I have and all I need. And I would gladly do anything for them. Let us pass or kill me. I'm not leaving here without them. Ok, decide di combatterlo. How dare you? Lei non verrà più con lui, quindi se vuole fermarla deve ucciderla, non può rapirla e portarla via. Ah, ma Tancred è veramente in forma, cioè anche l'altra volta un colpo era bastato, eppure Rangit sembra davvero potente. Se la giocano alla pari. Allora, sta dicendo a me e a mia figlia di andare. Se la vedrà lui qui. Noi diciamo sì, tranquilli, tanto non è la prima volta che lasciamo indietro della gente. Ma mia figlia un pochino di problemi se li fa. Però accetta. E vanno. Rangit le vede andare. Sta tentando ancora di recuperarle. E ancora Tancred si oppone. Efficacemente. Not another step. Your fight is with me. Non muoversi, devi combattere con me. Tu pensi a te stesso come un protettore. Il draghetto. Ci mancava. Cavolo, non c'era l'item level massimo. Devo combattere con Tancred. Ma no. Devo combattere con Tancred. Ma ho tre cose in croce. Cos'è sta roba? Allora, questo... ok. Questo non so cosa sia. Questo non so cosa sia. Ah, vabbè, proviamo. Proviamo. La combo è tutta qua. Questo cosa fa? Questo invece è... Allora, sto provando la pozione adesso. La pozione mi cura. Ok. Ok, questo è un paddle. Va bene così. Ancora paddle. Basta, questa è l'ultima. Ancora Smackdown, non so cosa faccia. Proviamolo. Aia, mi ha fatto un colpo elettrico, devo scappare. Ah, non è un facile scontro questo. Mi trovo con un job assolutamente... E tra l'altro con poche skill, perché io comunque ogni tanto lo uso il Gunbreaker per provarlo. Ma ho molta più roba a disposizione. Se è tutto così...
sinceramente. Io penso, io spero che lui si fermi a un dato momento. Con Tancred non avevo mai giocato. Avevo giocato con Alfino, avevo giocato con Yastola. Con Tancred mai. Cambio di fase. Ok. Il drago è diventato parte di lui. E lui adesso ci sta attaccando con un equipaggiamento tutto nuovo. E cavolo. E io mi provo a usare il cooldown, ma non so esattamente cosa facciano. Penso che sia uno dei due dovrebbe essere un cooldown offensivo. Con Brutto del Ciel mi curo, quindi se non prendo aree bene o male me la cavicchio. Finora non fa mosse impossibili da gestire. Ok, fatti più sotto. Mi sto tenendo anche le cariche. Gli scatti verso di lui. Per fare più DPS. Aia, questa volta me la son presa nei denti. Questo non va bene, ho preso anche una vulnerability. Dura un minuto, cavolo. Cosa vogliono queste teste di drago? E non so come fare. Non so cosa devo fare. Deception. Ah, ok. Sono diventato invisibile usando Perfect Deception. Ma cos'è sta cosa? Ok, lo sto per colpire col Shining Blade senza che lui si avveda della mia presenza. Mi ha data secca e riparte il fight. Ok, ho capito. E allora ce la fo, prima o poi ce la fo, però non può durare così tanto sto fight, veramente. Qua rimangono le aree, quindi quella zona non sono più visitabili praticamente. Ok, siamo arrivati circa al 50%. Ha rifatto quella mossa particolare. Sto evadendo tutti i suoi colpi, forse. Sto caricando la Shining Blade. Ok, lo... cavolo, però mi ha colpito. Però l'ho buttato a terra. Però ce la posso fare. Non ho la corsa su questo personaggio. Non posso correre. Ah, cavolo, 40%, è lunghissimo. Sto combattendo da un sacco. Oltretutto, lui continua a colpire con queste aree per terra, mi mettono in difficoltà, non posso fare quello che voglio, non posso sparargli da lontano. Cavolo. Adesso dovrebbe smettere di fare queste aree. No, non ce la fa. Continua a farle.
Ok, intorno al 35% ha rifatto di nuovo questa mossa. Vediamo se cambia qualcosa. No, infatti, mi ha preso a sto giro. Questa volta non è andata tanto bene. Per niente. Posso rifarla comunque. Diventa invisibile. Porca Eva, mi colpisce. Altro che io dovrei diventare invisibile e successivamente evitare un po' di suoi colpi e per poi fargli la super spadata. Sono a terra. Comincio a essere stanco. Siamo al 30%. Questa volta mi prende. Non posso muovermi. Non potevo muovermi. Ero bloccato, stordito. Ogni tanto si butta a terra. Situazione è terribile. Anche adesso, per esempio, sono costretto a prendermi ste botte. Ora provo la fuga vigliacca per curarmi. Se funziona è triste, eh. Allora, potrei dover tornare invisibile. Ok, ce l'ho fatta. Però è a terra. Allora, devo usare la mia cartuccia speciale. Ma continua ad andare a terra. Ok, forse ce la faccio. Forse ce la faccio. Ok, ce l'ho fatta. Tutto bianco. È finito il duty. Io ho fatto 182.000 danni. Con quell'attacco di Tancred. Dai, a sto giro. Boom, basta. Finito. Ranjit ci sta. Che adesso la smetta. You would have her suffer and die. I would spare her that fate. That is not for you or anyone else to decide ever again. Si ritrasforma? No, svanisce. Non lo abbiamo ancora eliminato del tutto. Tancred però è a pezzi. Tancred è a pezzi. Cade a terra distrutto dopo questo scontro. Not a single day goes by that I don't think about all that you have given me. Non è passato un singolo giorno senza aver pensato a quello che hai fatto per me. Countless memories and moments I took for granted. Gods, you grew up so Sei fast. cresciuta troppo in fretta. But you had to. Didn't you? For those you had lost. For those you could yet save. A Si world ricorda di quando l'ha teetering vista on the brink of oblivion. ed eravamo in compagnia dei In which guerrieri you gave dell'oscurità her in quel everything. momento. Without hesitation. Your kindness. Your compassion. Your love. Then and now. One last time, with a little help.
I'm so proud to have been a part of your life. Sono così fiero di aver fatto parte della tua vita. Oh, Minfilia. Finisce così questa scena. Non penso che sia morto, perché queste parole, anche se ci sta che siano delle parole tipo le ultime parole prima di morire, però non l'abbiamo visto morire, non l'abbiamo visto neanche così tanto ferito. Io il combattimento l'ho portato a termine e siamo in una nuova zona, signori, ci siamo, ma siamo da soli, non abbiamo con noi Tancred. Si può passare di qua ancora? Ma veramente? Io ci provo, io sono insensibile. Sì, sì, si può tornare indietro. Si può andare in questa zona. Ci sono altre creature. Beh, io però rimanderei tutto questo alla prossima puntata. Lasciamoci con quello che è stato questo momento emotivo e questo scontro durissimo. Ci fermiamo qui con Minfilia che ci chiude la missione, che però non ha avuto tra le sue immagini quella che abbiamo visto al momento in cui l'avevamo iniziata. Ok, do un'occhiata, non ci sono teletrasporti qui, ok, me la devo cavare, però penso che, no cavolo, devo farmi tutta la strada, quindi se per assurdo morissi io dovrei rifarmi tutto indietro. Comunque, ragazzi, io ho ancora il cuore palpitante, devo ammetterlo, vi do appuntamento al prossimo episodio, a presto, ciao ciao.